Dal 1 ottobre sono vietati in Moldova tutti i simboli comunisti, una legge che rinnova le tensioni con la vicina regione secessionista della Transnistria, ancora molto legata al passato sovietico. L'inviato Sergio Paini. 1990-2012. Sono passati 22 anni, ma qui il tempo sembra essersi fermato. Falce e martello e statue di Lenin. Siamo in Transnistria. In teoria parte della Moldova. In pratica, ultimo lembo di quella che fu l'Unione Sovietica. Non è riconosciuta a livello internazionale, ma di fatto è una repubblica indipendente. 500.000 abitanti, un presidente, un parlamento e una propria moneta, il rublo. Abitata in maggioranza da russi e ucraini, la Transnistria nel 1990 non volle riconoscere l'indipendenza da Mosca della Moldova. E nel 92 scatenò un conflitto costato 2.000 morti. Abbiamo paura. Se ci unissimo con la Moldova, quegli eventi potrebbero ripetersi. Ero una ragazzina allora, ma ricordo tutto. Oggi Tiraspol si considera una capitale. Lo scrivono in cirillico, ma il messaggio è chiaro, anche se la dipendenza dal Cremlino è totale. In questa striscia di terra, al confine con l'Ucraina, stazionano ancora 1.500 soldati russi. Il conflitto è congelato, la situazione è risolta. Forse è ora di prendere una decisione, formare un unico Stato che però ci garantisca la massima autonomia. Timur viene dalla Siberia, ma ha fatto il soldato in Transnistria. Una soluzione ci sarebbe, ma dovrebbero volerla entrambe le parti. E invece è tutto un gioco politico. Il confine infatti divide le persone, ma non blocca i traffici di ogni genere. Così com'è, questa è una zona strategica per gli investimenti e i commerci. Da una parte la Moldova, che guarda l'Unione Europea, dall'altra la Transnistria, che apre le porte dei mercati russi.